Ciao a tutti e benvenuti in questo video sul mercato cinese. Io sono Tina e in questa puntata parliamo di vendita B2C in Cina e di alcuni aspetti a cui prestare attenzione per attrarre consumatori cinesi. Il mercato al dettaglio cinese offre enormi opportunità alle aziende internazionali, essendo uno dei più grandi mercati di consumo al mondo, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di abitanti, di cui più di 200 milioni di potenziali clienti di classe media che ricercano prodotti stranieri. Tuttavia, attrarre questi ultimi non è scontato, in quanto si tratta di un mercato con peculiarità molto diverse dalle nostre e in continua evoluzione. Vediamo dunque alcune pratiche utili a massimizzare le vendite sfruttando le ultime tendenze di acquisto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video sul mercato cinese. Per quanto riguarda i comportamenti di acquisto online dei consumatori cinesi, un'analisi di Inside Intelligence mette in evidenza che il consumatore medio trascorre sempre più tempo a controllare più piattaforme prima di procedere all'acquisto finale. Durante l'edizione 2021 del Festival 618, lo shopping festival di metà anno più rilevante in Cina, che si tiene ogni anno il 18 giugno, i consumatori hanno utilizzato una media di 3 app a testa per confrontare i prezzi, quindi il consumatore non si concentra più su un solo canale, ma visita diverse piattaforme per mettere a confronto offerte e prezzi dei prodotti che vogliono acquistare. Questo significa che i marchi dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di un approccio multicanale in Cina, se il budget lo consente, chiaramente. Anche rispetto al punto precedente, è fondamentale rendere l'acquisto più facile e comodo possibile per i consumatori, in modo che una volta suscitato l'interesse si possa concretizzare subito anche un acquisto all'interno della stessa piattaforma. Su WeChat, ad esempio, i clienti possono acquistare facilmente tramite mini programmi che possono essere integrati perfettamente all'interno di WeChat e si possono aprire, per esempio, a partire da un articolo che si sta leggendo, chattando con gli amici o anche condividendo il carrello virtuale con i propri contatti. La versione per il mercato cinese di TikTok consente ai consumatori di completare i propri acquisti solo all'interno dei negozi Douyin, il che spinge i brand ad aprire i propri negozi all'interno dell'app. Si tratta di uno sviluppo piuttosto recente, poiché Douyin ha riconosciuto il potere delle vendite via video brevi e si vuole evitare quindi che il potenziale cliente lasci la piattaforma per procedere all'acquisto dei prodotti altrove. I mini programmi di WeChat si sono rivelati uno strumento migliore per connettere l'e-commerce con la vendita al dettaglio nei negozi, quindi per fare O2O, ovvero online to offline e viceversa, e sono anche considerati un'ottima piattaforma per campagne virali, nonché per fidelizzare i clienti. Ad esempio, molti brand attualmente aprono dei negozi pop-up per stimolare la curiosità dei consumatori, incoraggiando ad esempio i clienti nei negozi fisici a scansionare un codice QR per seguire l'account WeChat ufficiale dell'azienda e registrarsi come nuovo membro. Questi nuovi membri o lead vengono poi attivati con un premio che può essere per esempio un campione gratuito del brand, e si sa che non c'è miglior strumento per attirare nuova clientela che attraverso gadget o prodotti gratuiti. I brand dovrebbero dunque prestare attenzione a connettere l'offline con l'online, attirando i clienti dei negozi fisici nel mondo virtuale dell'azienda. In ultimo, c'è da ricordare che nelle strategie di vendita verso i consumatori cinesi la flessibilità è un punto fondamentale. Entrare nel mercato cinese e applicarvi le stesse identiche strategie che hanno funzionato bene in Italia solitamente non ha successo. La flessibilità dunque serve per mantenersi competitivi in un mercato che è in continuo cambiamento ed è un requisito quindi fondamentale per conquistare il cuore dei consumatori cinesi. La chiave del successo, se così si può dire, è comprendere la costante evoluzione del comportamento dei consumatori e delle tendenze ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. Vi lascio alcuni approfondimenti nel box in descrizione. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciateci un like di supporto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!